centro Buddha della medicina Ganchen Sangye Mencho Lin si propone di trasmettere la filosofia buddista Vajrayana e la tradizione della scienza di guarigione dei lama tibetani legata al principio della compassione nella visione Nalso, metodo tantrico di autoguarigione per il corpo, la parola, la mente e l'ambiente. Lo scopo è quello di raggiungere, attraverso la pace e la saggezza interiore, uno stato di beatitudine costante e un benessere psicofisico e spirituale, al fine di beneficiare tutti gli esseri. Il buddismo insegna come riconoscere la sofferenza e afferma che essa può cessare, indicandone il metodo concreto. La felicità, infatti, non va ricercata in rifugi esteriori, ma nella pace interiore, nell'amore e nella mente illuminata, che si rivolge con compassione a tutti gli esseri. All'interno dei locali del centro è possibile seguire tutte le attività Nalso e gli insegnamenti proposti dai vari maestri, indirizzati sia alla rivitalizzazione delle energie fisiche e mentali stanche ed inquinate, ma anche alla trasformazione delle cause mentali che spesso sottendono all'inquinamento ambientale. Tutti possono partecipare, senza discriminazioni di età, sesso o credo religioso, ricevendone a più livelli benefici tangibili e duraturi. Nei primi anni Ottanta, i maestri Dino Chanchub Gyaltsen e Tina Pema De Kila incontrano il venerabile Lama Ganchen Tulku Rinpoche in occasione della sua prima visita in Italia ed iniziano un'approfondita riflessione connessa all'aspetto meditativo e filosofico del Dharma, con numerosi ritiri ed iniziazioni spirituali. Nel 1990 fondano il Centro Buddha della Medicina sotto la guida del venerabile Lama Ganchen Tulku Rinpoche. Regolamentata nel 1994 come associazione spirituale senza scopo di lucro e affiliata all'Unione Buddista Italiana fin dal 1997, l'associazione si propone di diffondere la filosofia meditativa Vajrayana attraverso il metodo tantrico di autoguarigione Nalso. Negli ultimi 20 anni il centro ha realizzato importanti iniziative sociali nel torinese che hanno coinvolto decine di migliaia di persone. Nel 1994, con la manifestazione di un mese al Parco Lamandria Venaria, 6 monaci del monastero di Santelin di Kathmandu hanno realizzato 2 mandala di sabbia, di cui uno ancora visibile nei locali del centro, al fine di raccogliere fondi per la ricostruzione del loro antico monastero e per la costruzione di un ospedale a Kathmandu. A partire dal 1997 e per diversi anni, l'associazione ha partecipato alle manifestazioni di identità e differenza, promosse dal Comune di Torino nelle piazze della città, con finalità di integrazione sociale. In questi incontri pubblici, all'interno dei nostri stand a caratterizzazione tibetana, sono stati eseguiti dai monaci altri mandala di sabbia, coinvolgendo i partecipanti con puge e rituali meditativi. In questo contesto, il Comune di Torino ha concesso il Teatro Regio per un importante spettacolo di danze sacre Cham. A fine 2003, il venerabile Kamba Lama, abate del monastero buddista e rettore dell'Università di Ulaanbaatar in Mongolia, invitato dal nostro centro, ha tenuto un seminario di 3 giorni presso l'ospedale Molinette di Torino, sulla medicina tradizionale mongola e tibetana, contestualmente a insegnamenti serali presso il nostro centro, insieme al nostro guru radice Lama Ganchen. Nel 2007 l'associazione ha firmato un protocollo d'intesa presso l'ospedale Molinette di Torino per un progetto interreligioso voluto dal direttore generale dottor Galanzino, inerente all'assistenza e conforto spirituale ai degenti che ne fanno richiesta.
Tale progetto è stato ora acquisito dalla Regione Piemonte ed esteso in altre aziende ospedaliere del territorio. Nello stesso anno sono stati acquistati i locali del centro con l'aiuto di molti soci, mentre da maggio a ottobre 2008 si è compiuta l'integrale ristrutturazione dei locali. Per la riapertura delle attività sono stati invitati, insieme alla Maganchen, alcuni monaci Theravada che hanno portato delle importanti reliquie del Buddha, conferendo una speciale energia per le attività future. Negli ultimi mesi del 2009 si è tenuto il Borobudur Festival, uno speciale ritiro dedicato all'energia del mandala di Borobudur, che sorge al centro dell'isola di Giava, in Indonesia, con la presentazione del libro Borobudur in My Heart, scritto dal maestro Dino Cianciù Gyaltsen. L'associazione ha inoltre contribuito alla ristrutturazione di vari monasteri, fra cui il Samteling a Kathmandu e il Ganchen Chöpel in Tibet, e alla costruzione di un healing center nella capitale nepalese, che è attivo come ospedale in tutta l'area.